Assessore Rixi, per le imprese non soltanto una questione di danni alluvionali, ma anche una richiesta di trovare una sorta di start-up, dei bandi per poter ripartire al di là dell'alluvione, per ricreare un'economia in zone che hanno grosse difficoltà in questo momento. Siamo qua per questo, siamo qua per dare delle risposte concrete alle imprese, in particolare quello che è successo sulle valli dell'entità dell'Imperiese. Domenica ero a Monesi, dove la stazione sciistica è non solo chiusa ma rischia di non ripartire se non ci sono molti interventi, quindi c'è un problema di opere pubbliche e c'è un problema anche di soldi nei confronti delle imprese che hanno subito danni e anche un poter ricostituire le proprie scorte per chi magari ha fatto approvvigionamenti e poi ha perso assolutamente tutto. Quindi si tratta di mettere insieme una serie di misure. Oggi io scriverò anche al Presidente del Consiglio per riuscire a anticipare i soldi da parte del Governo, ma nel frattempo la Regione, questa primavera, vuole iniziare a partire con una serie di misure che stiamo discutendo. Abbiamo fatto una serata come questa nell'entroterra di Savona, oggi qua a Imperia, dove purtroppo questa mattina, come sapete, ci sono anche dei problemi molto forti che ci sono ancora adesso a Genova per quanto riguarda la parte incendi, e devo dire che stiamo monitorando anche la provincia di Imperia, perché questi giorni di forte vento danno pericolo rosso incendi praticamente su tutta la regione, compresa la provincia di Imperia, particolarmente sensibile. Quindi ci sarà comunque la possibilità di bandi per queste imprese, anche europee eventualmente, per trovare risorse? Bandi europei non si possono fare sulle alluvioni, quindi l'Europa che usa le nostre soldi però poi ci vieta di utilizzarli per ste robe qua. Quindi su quello no, le risorse dovranno essere risorse regionali dirette o risorse nazionali, quindi i fondi europei per queste cose non si possono usare, mi sembra un'assurdità, però questo chiede e dice l'Europa. Comunque possiamo parlare di bandi, ci saranno questi bandi? Ci saranno questi bandi, ci saranno, verranno finanziati, stiamo discutendo col governo, oggi Curcio ha firmato 11 milioni sui danni, non bastano chiaramente per le imprese, noi sulle imprese abbiamo già codificato più di 9 milioni di euro di danni. E quindi abbiamo bisogno, probabilmente verranno sdoppiati in una parte e riusciremo a dare qualcosa a fondo perduto, in un'altra parte invece sarà un fondo rotativo, anche perché purtroppo le regioni nel frattempo hanno avuto un taglio da parte del governo, quindi noi oggi abbiamo le risorse regionali sostanzialmente in minimi termini, dobbiamo trovare altre risorse, ma ci stiamo ingegnando e credo che dovremo riuscire a fare tutto prima dell'estate e anticipare anche i soldi da parte del governo. Certo, se il governo ci desse una mano, fosse un po' meno spilorcio, sarebbe meglio.